Questa è la carta dell'uovo di Pasqua. Le sacchette della spezia, i pampers dei bambini. È strano, eh? Questa è tutta carta piccolina, spezzettata piccolina. Questo è plastica, non è stoffa. Quella che impacchettano le cose. La rete dei fiori e i tappi delle bottiglie. Queste sono le striscioline delle tende. Questo tovaglione di tavola. Ombrelline, scarpe. Paura pazza. Non c'è né orario, perché oggi un pezzettino, domani, un pomeriggio, stasera. Non guardo l'orario. La stanzetta dove io sempre lavoro qua dentro, perché la macchina è qua, mi siedo e lavoro qua dentro. Io passo il tempo, passo la giornata. La macchina ha più di 100 anni. Ci lavorava mia suocera, ci lavorava, poi mio marito ha fatto il sarto, la mamma faceva la sarta. Da quando era signorina. Questa più di 100 anni ce l'ha la macchina. Ora lavoro io, quando c'ho bisogno. Metto e mi siedo qua e lavoro. Mi siedo qua e lavoro. Che devo fare? Mi passo la giornata, mi passo il tempo. Qualcosa si deve fare fin quando uno può. Anche le cose stupide. E passo il tempo. Creativa. Dalle cose tutte da buttare. E io prendo e costruisco. Quelle delle serrande, la città della serrande, è rimasta, la cordicella, qua, tutto questo al mondo, sopra, guarda quante ce ne sono ancora, cappellinella, l'avete visto? Bravo. Dice, con niente, ma avanti. Guarda, la rete dei fiori. Fra poco sono 78. Ma quante sofferenze nella vita. Ma quante ce n'è sofferenze. Tutto bello in questo mondo non c'è. Ricordatevi che sono di più, i giorni più pesanti, e quelli più leggeri della vita. Giorno della Befana, che è il 6 di gennaio, mi diverto a vestirmi di Befana. Mi diverto quel giorno lì, perché l'ansia e l'istinto viene sempre di fare qualcosa e la natura forse. Tutto che si butta. Tutto, dei costumi, da mangiare, tutto. Non creano nessuno niente, tutto a distruggere. Ma è giusto per me, no. Chi crea trova. Chi non crea non trova niente nella vita, anche delle cose stupide. Un pezzettino di stoffa già so che cosa devo fare. Già immagino, questo va bene così, questo va bene così, a posto. Da me stessa, nessuno mi dice niente, nessuno mi dà consigli, a modo mio. Perché è una sarta, una che ha lavorato sempre, un'arte. Non è che una che non sa fare niente, ci dà l'ago e non neanche le sanno prendere l'ago. E una deve essere propria del mestiere, se no non è possibile. Mi danno una cosa stupida, io già a posto. Guarda, questa è una gonnina, ma era prima
Questo giallo era una tunichetta di bambino. Ho detto, ma gliela deve buttare, no? Aspetta, ci penso io. Questo c'è qua, è del panettone, il volà. Le nocchettine, non glielo posso dire di che cosa sono, è plastica, ma sono dei pannolini, delle donne. È brutto a dirlo. Questo è il mio cappottino, dovevo buttarlo, questo. Ho detto, lo butto, ci trasformo e poi faccio qualcosa. Mia figlia aveva il pallone della bimba, tutto a colori. Ho detto, non buttare la stoffa. Ho creato così, a palloncino. No, il cappottino per il giorno della Befana. L'ho trasformato. Una volta scialletta, una volta il cappottino, una volta il fazzoletto. Faccio qualcosa a modo mio. Per me va bene così. Tutto creativo delle cose che si buttano. Loro lo sanno e poi me li danno. Signora Gilda, c'è un giochetto, c'è un bomboniere. Dai, non ti preoccupare. Metto da parte. Poi accumulo e qualcosa si farà. Perché tutto che si butta è tutto riciclato, la carta, il giornale, i piatti. Che cosa si fa con questo? Si butta. Questo è un tovagliore di tavola. Anche questo sono tovaglioli di tavola. Me l'hanno regalato e io ho costruito così. Il cappellino di sotto è mio. Ho visto che è un pochino vecchietto. L'ho trasformato così. Ho detto, ma non lo devo buttare. E così è nato il cappellino. Questa è una borsetta di plastica. Per la Befana, vestita di Befana, degli stracci. Non ho vergogna. Nelle scale. Vengono i turisti, fanno le foto, fanno i filmini. A posto, contenta, soddisfatta tutto il giorno. Che devo fare? Sono vecchietta e cerco di potermi sistemare la giornata mia che faccio gli anni. Pace per l'Italia e per il mondo, quella che ci vuole. Tornasse quello quando eravamo noi ragazzi, era la cosa esatta. La miseria c'era e non era neanche giusta, però l'amore dei famigli, il rispetto c'era, non c'è più. C'è il Dio denaro e basta. Perché si gira così la vita? Perché? Perché vogliamo tutto. Signore, aiutaci, salvaci a tutti perché siamo tutti uguali, tutti peccatori. No, no, non bianco il tempo. No, no, quando c'è un pezzettino di tempo, lavoro, quando comincio a annoiare, lascio perdere. Un altro giorno, fra un'oretta, 2 giorni, con la calma. Calma, e va bene. Ancora può fare tante cose che non si potrebbero fare. Scusi. Io me l'ho cucito l'abito. Questo prima era da mia figlia la prima comunione. E poi sono sposata io con questo. Mi devo togliere i guanti.
Mia sorella mi ha fatto comprare questo. Ci ha detto, guarda, se mi metto questa non si distingue la sposa. Lo può mettere qualsiasi. È vero o no? Invece lo voglio particolare, si deve notare la sposa. Ho detto, ma che cosa devo fare oggi? Prendo i piatti, costruisco, mi passo la giornata. Il tempo non ci piange, il tempo è quello che ci vuole. Bravo. Vorrei, non so cosa dire, dice questa roba così buttata, un domani non ci sarò più, scapricciata, non è accettata, ci resto male io. Vorrei che qualcuno li cura, qualcuno che li accetta.